Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Da un po' non ci vediamo, ho fatto una pausa abbastanza lunga, circa di un mese e mezzo, 2 mesi, perché nel periodo natalizio dovevo completare alcune commissioni, ma soprattutto portare avanti dei progetti che avevo già iniziato sui miei gruppi Facebook. Allora, detto ciò, oggi andiamo a fare una cosa completamente differente rispetto a quello che abbiamo fatto fino adesso. Proprio su richiesta di alcuni membri dei miei gruppi Facebook, vado a fare un disegno con le matite colorate. Allora, faccio una premessa: io non utilizzo quasi mai le matite colorate, sono abbastanza ignorante in materia, nel senso che ho un'infarinatura generale, ma utilizzandole poco e appunto avendo poche informazioni a riguardo, perché sapete che sono autodidatta con le matite pastello, lo sono dunque anche con le matite colorate, diciamo che vi darò delle piccole indicazioni rispetto a quello che sto andando a fare, ma con tutta l'incertezza che ne deriva appunto dal fatto che non è propriamente la mia tecnica. Non la utilizzo molto, non solo perché ritengo che il pastello sia più semplice e mi dia più soddisfazione nelle sfumature, eccetera, eccetera, ma anche un po' per il fatto che la matita colorata a un certo punto ha bisogno di essere utilizzata con una determinata forza, che nel mio caso, solo nel mio caso, quindi è una cosa personale, non riesco molto a utilizzare, proprio perché avendo un po' di problemi al tunnel carpale, diciamo che faccio un po' fatica. È un po' un disagio, ecco. Poi si riesce comunque, però chiaramente dovessi utilizzare le matite colorate sempre, penso che avrei proprio delle grandi difficoltà poi con questi dolori alla mano. Stessa cosa infatti succede anche utilizzando la manopola del pirografo e quindi anche quella tecnica che mi piace tantissimo la utilizzo in maniera sporadica proprio per questo motivo. Allora, cosa andiamo a fare? Andiamo a fare un occhio di un gatto, rimango nella comfort zone, quindi vado a fare un qualcosa che solitamente già realizzo anche con le matite pastello, sapete che io adoro fare gli occhi. E soprattutto perché comunque alla fine è stata, diciamo così, una scelta fatta su uno dei gruppi Facebook. È stata una richiesta fatta da più persone. E anche il fatto che io appunto vado a realizzare questo disegno è sempre su richiesta delle persone che mi seguono e che mi hanno chiesto appunto di realizzare qualcosa con le matite colorate. Spero di non deluderle, me le faranno sapere sotto nei commenti. Quello che vado a utilizzare io è un foglio Paint On Natural, quindi di questa colorazione sul beige. Vado a utilizzare questo foglio per il semplice fatto che è tonalizzato. Oltre al fatto che mi piace la grana, che mi ci trovo bene rispetto magari ad altri tipi di carta, mi aiuta molto, visto che sono anche abituata con i pastelli a utilizzare delle carte colorate, a riuscire a vedere meglio le luci e le ombre, quindi riesco meglio con il chiaro scuro a colori. Vado a utilizzare come materiale, non ho tantissimo materiale al riguardo proprio perché non è la mia tecnica, quindi la mia palette è abbastanza ridotta. Sicuramente le Faber-Castell Polychromos o Polychromos, qualcuno le chiama in un modo, qualcuno le chiama in un altro modo, per il semplice fatto che ne ho di più, ecco, quindi ho più tonalità di verdi, che di gialli, di ocra, colori che mi serviranno. Poi vado a utilizzare qualche Carandage della Luminance, le Luminance della Carandage, ho invertito le cose. E in via eccezionale, se ne avrò di bisogno, non tolgo la possibilità, diciamo così, di utilizzare anche qualche Prismacolor. Allora, le particolarità di queste matite colorate, diciamo che per quello che so io, sono che intanto le Luminance e le Prismacolor sono a base cerosa e le Polychromos, scusate, sono a base oleosa. Io le andrò a miscelare tra di loro, non ho trovato particolari difficoltà nel farlo e quindi ecco, continuerò a utilizzarle un po' come le ho utilizzate fino adesso.
Le Prismacolor sono delle matite colorate che sono un po' difficili da reperire, nel senso che io le ho trovate solo all'estero e soprattutto c'è la possibilità che si acquisti una scatola di Prismacolor che non è, diciamo così, originale e quindi ci saranno dentro dei pigmenti differenti. E questa è una delle caratteristiche che a volte frena dall'acquistarle. Ci sono dei video sul web che ci danno delle indicazioni su questo tipo di matite colorate per capire se abbiamo preso una fregatura, tra parentesi, tra virgolette, anzi, oppure no. Sono delle matite a base cerosa, molti le considerano simili alle matite pastello. In realtà, se io dovessi fare un paragone, direi che le Prismacolor sono un po' più cremose, mi ricordano più che le Carbotello, per intendersi, mi ricordano quasi una matita per le labbra, molto dura, però mi ricordano più una matita per le labbra. Le Luminance sono delle matite colorate che costano abbastanza, come quasi tutti i materiali della Carandash, ma chiaramente sia come resistenza alla luce che come qualità del legno, della lamina, dei pigmenti, siamo a un livello superiore. Poi ci sono le Polychromos, che sono delle matite colorate appunto a base oleosa, devo dire che sono abbastanza più dure rispetto, così lo dico per quello che ho testato io alle Luminance, però devo dire che comunque per fare il grosso vanno più che bene. Io direi di cominciare, vi faccio una piccola premessa. La premessa è che se noi nelle matite pastello abbiamo delle difficoltà, che sono le maggiori difficoltà che ci fanno desistere dall'utilizzare le matite pastello, che poi in realtà danno un sacco di soddisfazioni, che sono quelli della conservazione del dipinto, perché sapete che sarebbe meglio non fissare i colori perché si spengono le luci. Allora, in quel caso lì, noi andiamo a utilizzare le matite pastello, le andiamo a utilizzare su un cartoncino apposito che trattiene il pigmento, ma poi dopo, quando dobbiamo andare a conservare il nostro dipinto, abbiamo bisogno di particolari attenzioni, di conservarlo tra un foglio cristal, di non strusciare, diciamo così, sul nostro disegno, poi il pigmento nel tempo potrebbe perdersi. Ci sono tante particolarità, anche il solo spedire un disegno a pastello, diciamo che crea un certo stato di ansia e stress, ve lo dico perché è così. Ve lo dice una che addirittura ha spedito dei dipinti in Nuova Zelanda, quindi ecco, diciamo che non è indifferente l'ansia. Mentre invece con le matite colorate mettiamo il nostro disegno sul foglio, lì rimane e non si smuove, proprio perché ha dei leganti che lì lo trattengono, anche se non ha una superficie abrasiva, ma non ci serve con le matite colorate. Un'altra particolarità è che si può utilizzare la gomma sopra. Se con le matite pastello si pasticcia tutto, usare la gomma non è proprio il massimo. Con le matite colorate, sebbene non è che si cancelli proprio tantissimo, dipende anche a che punto del lavoro siamo, si può utilizzare la gomma, e questa gomma qua ci può aiutare veramente tanto a fare i piccoli punti di luce, a fare dei peletti. Vediamo, insomma, ecco, è una cosa, anche i peletti lì si entra in un altro discorso ancora, c'è il graffio, allora si fa il graffio sul foglio, ma non ci interessa perché il nostro occhio è privo di peli. Ho scelto proprio un'immagine dove si vedeva bene l'iride, ma non si vedeva il pelo, per accorciare i tempi. E l'ultima cosa importante, che è la cosa più figa in assoluto delle matite colorate, per me quantomeno, che ogni volta mi devo smenare con appuntare le matite pastello, è che le matite colorate sono molto più semplici da affilare. Quindi si può usare un temperino normale, si può usare un temperino a manovella. Io mi sono preparata, cosa che non potrei mai utilizzare con le matite pastello, mi sono preparata il mio appunto a matite elettrico.
Anche perché le matite colorate hanno proprio bisogno della punta, cioè io con le matite pastello un po' mi arrangio, se ho bisogno della punta per fare dettagli la faccio, altrimenti riesco anche un po' a lavorare così di sbieco, perché tanto poi devo mettere il pigmento e poi alla fine lo devo andare a mescolare, a miscelare, a fare velature, eccetera, eccetera. Invece con la matita colorata abbiamo proprio bisogno della punta, perché non è che rilascia poi tutto quel gran pigmento come succede con le matite pastello. Poi, io avendo un problema al tunnel carpale, non andrò da subito a premere e schiacciare, andrò a velature un po' come faccio con le matite pastello, e poi alla fine andrò a fissare il mio dipinto, il mio disegno, in questo caso sul foglio, utilizzando un blender. Anche lì, per andare a brunire, credo si dica così, vengono utilizzati diversi sistemi, cioè ovvero per andare a fare la miscelazione, a fissare bene i pigmenti, a schiacciarli per rendere più consistente il colore, io vado a usare il blender, che è una matita della Luminance. Ora qua è senza punta, e con questo colore neutro io vado a premere. Devo stare attenta a come premo, perché altrimenti poi in controluce mi rimangono tutte delle striature brutte che non mi piacciono. Però ecco, sostanzialmente questo è il mio modo. Ci sono persone che utilizzano invece un colore che può essere un colore, diciamo, neutro rispetto al disegno che stiamo facendo, con una bella punta, e si va a schiacciare e compattare con questo colore di mezzo, oppure c'è chi usa gli oli, dei medium, ecco, ci sono diverse possibilità. Io sinceramente non le conosco tutte, non le ho testate tutte. Ne testai una volta tanto tempo fa l'olio Johnson sulle matite Carbotello, quando credevo che fossero matite colorate, quindi stiamo parlando proprio dei primi tentativi. A parte avere un bellissimo foglio unto ma profumato, non avevo ottenuto quei grandi risultati. Direi di cominciare. Mi preparo la mia immagine, non è un'immagine ad altissima risoluzione, ma un'immagine che ci permette comunque di vedere abbastanza dettagli, e io direi di cominciare. Per prima cosa io mi vado a fare il disegno. Allora, mi sono presa una 4H, quindi una matita molto dura. Perché se con la matita pastello io riesco a coprire bene il disegno fatto con la matita grafite, con la matita colorata ho visto che ho un pochino più di difficoltà. Quindi ho proprio bisogno di fare un tratto molto 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 leggero. Non farò un disegno grandissimo, infatti questa è un'altra particolarità nelle matite colorate, che potendo fare delle belle punte si può rimanere anche su dei formati un pochino più piccoli, mentre invece con le matite pastello, diciamo che dovendo lavorare tanto di precisione con le punte che si sgretolano subito a causa delle polveri, si hanno un pochino più di difficoltà. E allora, se mi chiedono un ritratto formato a 4, per esempio, la maggior parte delle volte lo rifiuto, perché con quei formati piccoli così non riesco bene, e poi sinceramente non mi piacciono molto. Io preferisco vedere il dipinto che abbia una certa grandezza importante, ecco, e quindi parto da un 30x40, mentre invece con le matite colorate, diciamo che si riesce a fare anche con dei supporti più piccoli. Fermo qua così. Ok. Qua io già mi disegno all'incirca la sagoma, quello che si vede all'interno dell'occhio, il braccio, all'incirca è qua. Perché io mi devo ricordare che qua devo fare tutte queste luci e non me lo devo dimenticare. Allora, chi non è abituato a lavorare con matite pastello non avrà difficoltà. Mentre io, che invece lavoro tantissimo con le matite pastello, diciamo che mi devo un po' appunto resettare. E questa cosa qua mi crea un po' di difficoltà, il fatto che non posso poi andare con le tonalità chiare
su quelle scure. Qua devo abbassare un po' la coda dell'occhio. Ok, diciamo che il disegno poi, vabbè, qua, anche se non è proprio identico, è una cosa abbastanza semplice. Si poteva fare anche direttamente con le matite colorate, però vabbè. Ok, io direi che possiamo iniziare con i colori. Allora, io non riuscirò a dirvi i colori che sto utilizzando in base alle tonalità proprie, nel senso che se con la Carbotello io vi dico un numero, per esempio 675 ocra rossa, e le so a memoria perché le utilizzo tantissimo, in questo caso vi posso dire il numero di quello che sto utilizzando, ma non ho la palette completa con tutte le tonalità scritte. E quindi vi dirò all'incirca quello che credo che sia il colore che sto utilizzando, ma lo accompagnerò sempre dal numero, in maniera che voi comunque, se volete farlo insieme a me, possiate reperire i colori che sto utilizzando io. Partirò proprio da un avorio della Polychromos. Io direi che questo qua 103, che è proprio avorio, neanche a farlo apposta, e inizio a farmi una prima velatura. Questo colore, vado a cancellarmi qui la pupilla, perché mi devo anche ricordare che devo cancellare la grafite, perché sennò poi dopo mi torna fuori. Questo colore qua, questo avorio, io lo sto mettendo, voi chiaramente non lo vedrete perché rimane nascosto dalla carta, ma dopo, in un secondo momento, quando andrò a fare le altre velature, gli darà al disegno tutta una tonalità. Quindi io comunque, anche se non si vede bene, lo vado a mettere. E faccio un tratteggio verso il basso e poi lo vado a incrociare così. Di mio non premo. Non premo perché un po' avrei problema alla mano che vi dicevo prima, ma perché in questa fase qua io non ne sento obiettivamente la necessità. Qua vado un po' a incrociare e vado a incrociare il tratto perché poi in controluce è una cosa che, ecco, questa qua delle matite colorate invece non apprezzo molto. In controluce si vedranno tutte queste rigate e sinceramente non mi fa impazzire. Preferisco non cercare di togliere questo effetto qua che non mi piace molto. Vado a prendermi un blu molto scuro e con questo blu molto scuro, in questo caso uso il 247, inizio a farmi con un tratteggio abbastanza uniforme, che va nella stessa direzione, vado a farmi qua un po' l'impronta, diciamo così, di quella che poi sarà la pupilla. Non vado in tutto la mia pupilla, guardo bene l'immagine di riferimento. Noi qua abbiamo una sagoma, dietro c'è una tenda, poi c'è questo signore, penso sia un signore, che ha un cellulare in mano, o una fotocamera, no, credo che sia una fotocamera forse, non si capisce bene, e quindi qua vado a fare questa sagoma rettangolare, qua c'è questa testa, credo che sia una testa, anche se non si vede bene, io proseguo e vado qua a fare questa roba. E mi lascio per adesso questi punti qua dove io vedo delle tonalità più chiare, vuote. La forma è un po' così, vabbè,
No, è un pochino più in basso, ma fa niente. E continuo qua con un tratteggio, andare verso il basso. Anche qua sotto vado a fare questo lavoro qua. Mi prendo un azzurro, quindi un colore un pochino più chiaro. Questo qua è il 110, sempre della Polychromos, e vado qua a farmi con questa tonalità, riempirmi qua su dove poi ci sarà la tenda. Mi fermo qui, mi riprendo l'avorio e ci ripasso un po' sopra per andare a schiarirlo. Qua faccio una leggera pressione. Ok, vedete che mi esce fuori un colore più chiaro ed è quasi lo stesso colore che noi abbiamo qua sulla maglietta. Mi riprendo il blu e vado a fare qua questa sorta di drappeggio che si vede dietro sulla tenda. Stessa cosa che con le matite pastello, girando su se stessa la matita, abbiamo la possibilità di mantenere la punta per più tempo affilata. Mi riprendo l'avorio e vado a passare in mezzo alle righine blu che abbiamo appena fatto. Ok, mi riprendo il blu 247 Polychromos e insisto qua. Anche qua sotto mi guardo bene l'immagine di riferimento e insisto a dare questa tonalità bluastra. Ok, mi prenderei il nero. Allora, io il nero non ce l'ho, vediamo, sì, ce l'ho della Polychromos Black. Non riesco a leggere più il numero, sembra 199. E vado con questo nero adesso a fare dei cerchietti piccoli piccoli che mi aiutano ad andare a mescolare questo nero con il blu che ho appena messo e guardo bene l'immagine di riferimento perché in alcuni punti ne metterò di più e in questo caso non è come con le matite pastello che ne metto di più e allora ci passo più volte, ne metto di più è perché io devo premere di più, quindi devo esercitare un po' di pressione. Qua sotto e già la mia mano inizia ad arrabbiarsi. Ok, qua dove c'è la sagoma della testa, ne vado un po' a insistere. Qua sotto al gomito, appena appena. Ok, mi riprendo l'azzurrino che abbiamo usato per le tende 110 e vado qua a metterne un po'. Mi vado a rischiarire con l'avorio 103. Anche questo esercitando un po' di pressione, mi riprendo il blu, vado a fare sempre queste righette che abbiamo fatto anche su tipo drappeggio. In questo caso non so su che cosa, non credo che siano più tende, penso che sia un tessuto. E poi sempre con l'avorio vado a passarci in mezzo per andare a schiarire leggermente in mezzo.
prendo adesso un colore che sia un po'. Possiamo provare con il 187, quest'ocra scura, quest'ocra marroncina. E andiamo qua sotto, sotto il braccio, a fare una leggera velatura che si ferma all'incirca all'altezza del gomito, qua. Che poi va ancora avanti di qua, ma ci va cambiando un po' tonalità perché è come se ci fosse un velo in mezzo che lo rende meno nitido. Più che altro qua io vado a mettere un po' di questo colore e poi proseguo su quello che credo che sia un braccio. Vado a fare qua una leggera velatura. Ecco, salgo su quella che poi penso che sia una mano. Vado a schiarire tutto sempre con l'avorio 103, soprattutto quassù dove il braccio è più in luce. Mi serve un colore marrone. Io direi che no, questo no. Può andare bene il 283, questa siena scura. E vado qua a farmi l'ombra, non so se vedete, sul braccio in basso. Guardando un po' l'immagine di riferimento qui e quassù tiro sulla mano, anche se io sinceramente, almeno dal mio tablet, non ne vedo molta, perché il mio tablet rispetto al mio cellulare che sto usando per registrare non è ad alta risoluzione 187, quindi mi riprendo di nuovo quest'ocra e insisto qua su quelle che credo che siano le mani. Ok, qui abbiamo il cellulare, abbiamo detto, qui abbiamo una cosa che penso sia la manica, qui sempre con il nero io vado a farmi qua l'ombra della maglietta, qui. Okay. Ci ripasso sopra con il 110, questo blu. Ok, torno a schiarire con l'avorio 103. Passo anche un po' sul braccio. Mi riprendo 283, la siena bruciata, credo che sia, e vado qua a insistere su questo gomito qua. E poi con il nero ripasso qua per spegnere la mano. E poi ripasso sotto nell'ombra. Parte dal braccio, arriva fino al gomito. Ok, ancora avorio, schiarisco ancora un po', ancora nero, vado a definire questa parte qua. Ripasso un po' con il nero sopra l'azzurro che abbiamo messo per spegnere un po' qui. E poi devo andare a illuminare un po' quassù. Quindi prendo
questo caso, perché ce l'ho già affilato, è un Supra Color bianco. Però potete usare tranquillamente anche la policroma. Se vedete che questa parte qua io avrei dovuto conservarmela da subito, e invece, proprio un po' per il discorso che vi dicevo prima, me lo sono dimenticato. Gomma elettrica. Ecco qua, non mi partiva. Vado a cancellare un po' di blu. Tutto molto piccolo, quindi non si riesce bene. Mi ripasso sopra ancora un po' di bianco. Ok. Che qua sotto, già che ce l'ho in mano, facciamo così. Di nuovo 187, mi vado a scurirne ancora un po' questo braccio per creare questa sfumatura con il nero, ripasso qua. Poi mi riprendo l'azzurro 110, blu, vado a metterne un po' in questo punto. E qua vado a riprendermi la circonferenza, diciamo, anzi non circonferenza, ma profilo. Ecco qua, della pupilla. Mi riprendo il nero e vado un po' a definire meglio. Vado un po' a scurire qua su, stessa cosa, vado a definire meglio. Ok, diciamo che per adesso va bene. Vi ricordate, avevamo messo l'avorio qua un po' in giro. Continuiamo. Io prenderei un arancio, che potrebbe essere anche il 106, no, 108, scusate, e vado qua a farmi una sorta di velatura in questa zona. Qua e anche da quest'altra parte, direi. Riprendo il bianco e vado invece qua a metterne un po' qui, perché io dopo qua avrò bisogno, anche qua su questo braccio un goccino, avrò bisogno che mi rimanga tutto sommato abbastanza chiaro. Quindi con il bianco mi faccio una velatura qua su, ne vado a mettere un pochino anche qua su. Prenderei il 187, il colore che abbiamo usato anche qua, e lo andrei a mettere qua su. E nel metterlo non seguo una logica ben definita, perché qua è tutto un po', è messo tutto un po', questo colore qua lo possiamo mettere senza un tratteggio ben definito, ecco, perché non c'è effettivamente una macchia. Mi continuo a portare con questo colore verso il basso, arrivo fino a qui, giro e vado giù con questo colore. E mi fermo qua. È più sottile qua, poi va ad ingrandire. Ok, e sempre con questo colore mi definisco il lineamento dell'occhio. Ok.
Mi prendo il 283, la Siena scura, bruciata, e vado a mettere il colore qua sotto, passando sopra quello che abbiamo appena messo. Nella parte più vicina alla palpebra inferiore, diciamo, schiaccio un po' di più, insisto un po' di più. Ne mettiamo un pochino anche qui. E anche quassù andiamo a fare così. Prendo il nero e vado a definire meglio. Una linea sottile, questo profilo. Qua scendo appena un po' giù. Qua tendo a farlo e qua su io premo. Riprendo di nuovo 187. E vado qua un po' a, diciamo, scarabocchiare. Quindi con la punta vado qua a farmi un po' questo lavoro qua. Abbondo un pochino di più qua su. Invece scendendo vado ad alleggerire. Stessa cosa, vado a fare un po' di qua appena appena, anche se di qua in effetti c'è nemmeno bisogno. Mi prendo un bel verde chiaro, mi vado a fare la punta e inizio a fare una piccola velatura anche con questo. È un verde chiaro 171. Vado qua a riempire qua sotto. Qui. Anche di qua, anche se in realtà di qua è più scuro, ma un po' questo sotto ce lo vedo. Quindi vado a metterlo qua su qua, momentaneamente mi fermo, non metto niente, poi ripasso qua sotto. Qua con il bianco io vado a schiarire un po' questa parte marroncino che avevamo messo prima. Qua abbondo di nuovo, metto un altro pochino, sempre di quel marroncino 187, quest'ocra qua. E qua non si capisce se è un tavolo che si intravede o no. Ok, mi vado a prendere un verde un po' più bluastro, questo è un cobalto 153, proviamo. E vado qua a mettere questo colore su questo lato di occhio. E vedete che lo faccio tirando queste righine che già si iniziano a intravedere e che partono dalla pupilla. Qua, anche qua su, questo colore qua, vado a farmi un po' di queste righine qui. E sempre con questo colore mi vado a fare qua. Questa sagoma che si intravede qui, che mi va qua giù, c'è un'altra vicina, vicina, sempre più o meno dello stesso colore, un'altra qua. Ok, mi vado a prendere un marrone ancora più scuro, 176. E insisto qua.
con questo marrone. E valuto in base a quello che devo fare la pressione della mano. Così. Mi serve un altro verde che ho paura di non avere. Proviamo con questo verde scuro 264 e vado qua a scurire un po' appena appena questa zona con questo verde. Adesso vado a fare una cosa che solitamente la sconsigliano, ma io non ci trovo difficoltà in ciò. Vado a prendermi il blender della Carandage e inizio un po' a fissare il colore. In questo caso chiaramente è proprio necessario avere la punta affilata. E in questo colore qua, che non è un colore, inizio a passare sopra la pupilla e rilascerà una sorta di cremina che io soffierò via. Non passo a caso, passo sulle tonalità scure, quelle spingo un po' sulle chiare e viceversa. Dipende poi dalla zona che stiamo trattando. Ecco, non andiamo a trattare una zona scura e poi subito una chiara perché andremo a sporcare la zona chiara. Ok. Vado a farmi il profilo, vedete che quando io ci passo sopra, come una sorta di magia, diventa tutto più definito e nitido. Ok, poi stessa cosa qua. Così mi vado a creare la sfumatura dell'occhio. Seguo sempre un po' questa direzione che dalla pupilla mi va verso l'esterno dell'iride. Questo qui. Ok, anche questo. Vedete che piano piano poi prende forma, no? Vado a mettere un po' qua, mi lascio una sottile linea che poi dovrò schiarire. E vado a sistemarmi qua. Ok, mi correggo questa forma. Ok, e adesso inizio un po' a dettagliare. Mi riprendo il 153, sempre della Polychromos, questo cobalto, e vado a farmi qua un po' di queste righette che si intravedono. Qua mi riprendo forma qui, dove sono più leggere le linee le tengo più leggere, faccio una sorta di macchiolina qua. Vado a farmi qua un po' queste linee qua così.
po' si incrociano qua, eh. In arrivare qua su. Mi riprendo il verde scuro 264. Vado un po' a sporcare, fare un po' qua di macchie in giro. Mi prendo un blu scuro 246, ma va bene anche quello che avevamo usato prima. Usiamo quello di prima 247 e vado qua a tirare giù ancora un po' di queste lineette che mi partono dalla pupilla, soprattutto di qua che se ne vedono di più. Qua vado a farmi un po' di puntini, una sorta di puntini che mi girano intorno sempre alla pupilla e me la vanno un po' a sporcare, cioè mi vanno un po' a sporcare l'iride. Che qua vado a fare qualche X, qualche puntino di questo colore che mi dà questa tonalità, questa sorta di alone che gira intorno alla mia pupilla. Quindi vedete, sono piccoli tratteggi, puntini che mi fanno un po' questo movimento qua. Ok. Mi riprendo il marrone 176 e vado sempre un po' con questi puntini, trattini, piccoli piccoli, a seguire un po' questa direzione qui. Stessa cosa vado a fare qua sotto, vado a sporcare un po'. Anche qui vado a fare un po' di macchie, un po' di puntini. Mi vado a prendere anche un giallo un po' più fluo, si può dire. Io direi che possiamo provare con questo giallo limone. Mi vado a fare la punta e vado un po' a sporcarmi qua con dei puntini che mi illuminano un pochino questa zona. Qui, anche qua, andrei a mettere un po' di questo giallo per illuminare qua, anche qua in mezzo un pochino. Ho necessità di scurire un po', di scurire un po' questa zona ancora. Vado di nuovo con il cobalto 153 a fare questo lavoro qua. Anche qua vado un po' a scurire. Ok. Andrei con il nero a ingrandire leggermente qua la pupilla, perché sennò non mi quadra. Anche qua sotto. Poi continuo questo caso verde chiaro 171. Insisto un po' qua a fare un po' di questi puntini, tratteggi, eccetera, eccetera. Qua mi servirebbe un celeste chiaro che io non ho perché appunto non ho, ho la palette abbastanza limitata. Allora mi riprendo il cobalto 153. Noi avevamo passato il bianco qua. Vado a fare una velatura leggera leggera con questo colore per dargli questa tonalità in questo punto. E qua ci ripasso sopra un po' con il bianco. Che qua noi abbiamo un celestino chiaro chiaro. Vado anche un po' con il bianco, anche se non si vede praticamente niente a fare qua. Un po' di puntini, insisto di nuovo con il marrone 176. Anche qua sotto, noi questa parte qua, soprattutto qui va scurita ancora, mi riprendo il nero e ripasso qua.
Quindi passo qua. Qui. Sempre con il nero ripasso un po' sopra il marrone che abbiamo messo appena appena con una velatura e poi ci ripasso sopra di nuovo col marrone. Ecco qui, mi riprendo l'azzurrino. Io direi che il 110 va bene. Mi vado a fare qua questa linea qui e poi dopo ci ripasso dentro con il bianco. Ecco qua. Ok. Mi serve un altro colore, vediamo che mi può dare un po' questa tonalità rossastra, ma non troppo. Io direi questo rosso di Venezia 190. E vado un po' a sporcare con questo rosso qua su. Allora, la tonalità di azzurro che ci serviva non l'abbiamo trovata, ma perché no, non ho sufficienti colori. Questo era più un verde acqua che un azzurro, ma purtroppo non ho proprio. Possiamo provare con questo verde 156, se riusciamo a tirare fuori un po' di più questo colore, ma un pochino, sì, appena appena. Però ecco, diciamo che sono un po' limitata io nella palette, come vi dicevo, non ho tantissimi colori a disposizione. E benché ci siano persone che dicono che bastano i colori primari qua, cioè non è che si possono fare un milione di sovrapposizioni per trovare le tonalità giuste. Ecco, non stiamo ragionando in termini di, come si dice, di tavolozza. Ecco, non abbiamo tavolozza, qui tutto quello che dobbiamo fare è tutto su carta direttamente, quindi se abbiamo già una palette abbastanza completa, sicuramente siamo facilitati. Scusatemi, vado a ricorreggere un attimo qua. Qua non ho lasciato abbastanza spazio. Vado a schiarirmi questa parte qui con il bianco. Ecco qua. Mi riprendo il verde chiaro. Insisto un po' qui. Insisto un po' qui. Ecco qua. Vado un po' sopra questo marroncino che avevamo messo, ma ci vado anche con il 153 a sporcare un po' qui. E qua vado a fare dei piccoli trattini che seguono questa circonferenza qua. Ok. Poi mi devo prendere assolutamente il blu, proviamo con il blu e vediamo se riesco a scurire passando sopra al marrone con questo blu che è il 247, vado a scurire questa parte. Ok. Mi riprendo di nuovo il rosso Venezia 190. Salgo su con una velatura sopra qui. Mi lascio un pezzettino color carta tra l'occhio che abbiamo fatto e quello che stiamo andando a fare adesso. Che qua sotto mi vado a fare una cosa così, sempre lasciando una parte vuota tra quello che abbiamo fatto e quello che stiamo facendo. Mi servirebbe un violetto. Proviamo con questo. Allora, proviamo prima con un grigio, vediamo se questo è un acarbotello, direi che non va bene. Con un grigio, questo è un grigio sempre della Supracolor, perché non ho un grigio non ho un grigio. Non ho un grigio, però volendo questa luminance non è troppo rosata. No, allora, provo con questo
con questo 402 Supracolor, che è un grigio chiaro sostanzialmente. E vado qua a farmi questa parte. Se voi avete un grigio chiaro, sicuramente potete usarlo. Io non ce l'ho e quindi mi tocca di usare questo. Stessa cosa vado a fare quassù. Mi riprendo l'avorio che abbiamo usato all'inizio, 103, e vado a chiudermi qua un po' la mia bestiola, il mio gattino, qua. A riempire così. Stessa cosa vado a fare qua sotto. Qua. Mi prendo il 140, questo azzurro, questo violetto ultramarino c'è scritto. Vado a metterne un po' qui, in questo punto qua. Me lo trascino anche un po' dentro al grigio che abbiamo messo prima. Appena appena, anche qua su, appena appena. Ok. Con il bianco vado ancora un po' a schiarire questa parte qua su, che non andrò a fare perché tanto comunque non si vede molto, ma secondo me ci aiuta poi a capire meglio se abbiamo fatto, se siamo stati sulla giusta strada, diciamo così. Anche qua sotto vado a farmi qua un po' questo lavoro qui. Mi riprendo il blender e vado a definirmi il tutto. Allora qua su. E qua c'è da premere tanto, ovvero io sento proprio la necessità di dover schiacciare molto, ma il mio problema appunto è quello lì, che non riesco più di tanto a schiacciare. Mi rifaccio una bella puntina e insisto qua su. Insisto qua giù e riprendo il rosso Venezia 190. Insisto un po' qui. Riprendo il marrone. Marrone, quello più scuro che abbiamo usato prima, la siena bruciata, è comunque anche un po' rossiccia, quindi ci aiuta. Qua vado a scurire e a farmi un po' queste macchie che ci sono qua, quindi ripasso un po' su questo rosso. Anche qua su stessa storia. Ok, mi servirebbe un colore ancora più scuro. Io direi di provare con una Luminance 6901, c'è scritto. Non riesco a capire bene il colore. Comunque è un marrone molto scuro e andrei qua a insistere in alcuni punti. In maniera abbastanza grossolana.
Mi serve un colore rosato. Proviamo proprio con questo rosa qua, 132. C'è scritto che è un beige rosso, ma vabbè, questo è un rosa. 132, vediamo. Ne mettiamo un pochino qua così. E anche qua andiamo a mettere un pochino, secondo me, qua a questo punto. Qua c'è una sorta di piccola righetta che mi passa in mezzo così. Ok, mi riprendo di nuovo il blender. Insisto un po' in alcuni punti perché mi sembra che ce ne sia bisogno. Qui, anche qua secondo me, bisogna un po' insistere. Mi riprendo il nero e vado a definire meglio i miei limiti. Allora. Comunque, passando sopra ad altri colori, è vero che non è come con il pastello che diciamo si mescola proprio benissimo e che quindi il nero puro sparisce, qui rimane un pochino più visibile, però in alcuni punti secondo me proprio serve che si veda. Ok. Bene, io direi che più o meno quest'occhio si può dire abbozzato, si può dire che l'ho fatto. Non è venuto benissimo come speravo, forse anche un po' per l'ansia da prestazione. Io l'ultima cosa che faccio, ma voi non fatela se non volete farla, è quella di andare con la penna gel a insistere in alcuni punti. È una cosa che so che non si fa assolutamente, ma io invece in questo caso un po' di bianco lo voglio tirare fuori da quest'occhio. Poi mi ci passo proprio con la matita bianca qui. Anche qua ripasso un po' con la matita bianca per spegnerlo un po'. Qui ho bisogno di scurire un po'. Vediamo se riesco col 153. Questo punto qui ho proprio bisogno di scurirlo un po'. Poi in realtà c'è di cose che ancora si possono fare, visto che la carta ancora un po' me lo consente, ce ne sarebbero, ma il problema è che poi questo video diventa troppo lungo. E anche che non ho proprio tutte le tonalità che secondo me potevano servire invece per quest'occhio. Faccio qualche altra righetta. Ok, qua io devo un po' cancellare questa forma, mi prendo il blender, vado qua a sfumare questa parte qua. Secondo me una cosa che potremmo ancora fare è quella di rendere ancora più nitida la pupilla con un po' di nero. Spegnere un po' qua su, che è troppo acceso.
Bah, più o meno direi che mi posso fermare. Spero di non avervi deluso. Poteva sicuramente venire meglio, ripeto, ma per adesso diciamo che mi posso accontentare di questo risultato. Qua devo aggiungere un po' di blu. Devo sporcare un po'. Questo è come io ho realizzato quest'occhio. Su, devo scurire ancora un po' con il marrone. Su questo della Luminance e caspita, andrei avanti anche con questi soggetti per ore, anche con le matite colorate, però non si può andare avanti e tenervi in ballo con un video che dura veramente troppo. Io direi che ci possiamo fermare qua. Vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto, di condividere questi contenuti con chi crediate possa essere interessato, comunque mi voglia anche solo supportare o sopportare, dipende dai punti di vista, e di attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovo video. Ci vediamo al prossimo appunto video qua su YouTube. Se questo video che vi ho fatto vedere fosse risultato utile a qualcuno, vi prego di farmelo sapere nei commenti e di darmi anche i vostri giudizi e pareri rispetto alle matite colorate. E io vi ringrazio di aver guardato fino a qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!